Bene, buongiorno, grazie di essere qui. Cercherò di non parlare proprio tantissimo, vorrei stare sotto l'ora, magari su alcune questioni anche un po' veloce, poi ci sarà sempre tempo anche di prenderle eventualmente con le vostre domande, che sono gradite anche durante l'esposizione, nel senso che se c'è qualche cosa che ritenete non sia stato sufficientemente approfondito, che mi sfugge, che insomma, richiede immediate esplicazioni, non esitate a porre le questioni. Dobbiamo parlare dell'euro e da una parte dobbiamo tener conto della situazione attuale, dall'altra dobbiamo risalire probabilmente a ben prima della sua nascita per comprendere, diciamo, il contesto generale nel quale quella decisione ha potuto essere presa nei modi in cui è stata presa. La situazione attuale è una situazione in cui l'euro è un progetto economico a rischio, nel senso che al di là delle vociferazioni più o meno esperte, diciamo così, sulla necessità o sull'opportunità, soprattutto per i paesi del sud dell'Europa, di uscirsene dall'euro, ma tenete conto che queste cose vengono dette anche a nord, nel senso che in Grecia avete dei movimenti anti-euro, in Italia lo sapete, c'è un fronte molto variegato, diciamo che copre tutto l'arco costituzionale, ma in Germania anche. C'è un partito che sta comunque crescendo, che è Alternative for Deutschland, che sostiene l'importanza, diciamo, il vantaggio della Germania uscirsene dall'euro. Quindi al di là di queste vociferazioni, di queste prese di posizione molto nette, in Francia c'è Le Pen, no? Forse proprio, anche se non si volesse uscirne, ci troveremmo nella condizione di doverne uscire perché semplicemente si disintegra, cioè le condizioni di tenuta dell'euro non sono garantite. Una crisi che è già stata superata nel 12 a partire dalla famosa frase di Mario Draghi, luglio 2012, la banca centrale farà whatever it takes, qualunque cosa serva, e state sicuri che sarà abbastanza. Quindi quando Mario Draghi annunciò una campagna di difesa a oltranza dell'euro da parte della banca centrale, il che però questo è un altro argomento che dobbiamo affrontare, voleva dire per Mario Draghi porsi ai limiti del suo mandato statutario. Mario Draghi disse sostanzialmente: io acquisterò i titoli del debito pubblico, cosa che lui statutariamente non può fare. Quindi c'è già stata una crisi, ma i momenti di crisi sono ricorrenti. Si è detto questa crisi ci deve spingere a forme di organizzazione più intensa della vita economica, della vita finanziaria, bisogna fare l'unione bancaria, avete visto che cosa è successo all'unione bancaria? Niente, no? La montagna ha fatto tutto il topolino. Quindi questa è la situazione, ed è una situazione europea che riflette dal mio punto di vista una situazione, diciamo così, non solo pratica ma anche ideologica molto più generale. La crisi che è iniziata nel 2007 non è semplicemente una crisi all'interno di una determinata struttura economica che possiamo chiamare, diciamo, capitalismo finanziario, economia neoliberista, quello che volete, insomma, quella forma di economia che ha cominciato a prendere piede a partire dagli anni 80 e che dopo la caduta dell'impero sovietico è apparsa come la soluzione definitiva, la fine della storia. Questa crisi non avviene all'interno di quella struttura, ma è una crisi di quella struttura. Mai come adesso le voci critiche sul capitalismo hanno peso. E mai come adesso i difensori strenui del capitalismo tacciono. D'altra parte però, di questo siate sicuri, se avete studiato un po' di storia, l'avete fatto, voi sapete benissimo che quando un sistema entra in crisi non è affatto detto che un nuovo sistema sia pronto per sostituire, semplicemente può succedere che nulla ci sia, può esserci un vuoto istituzionale, un vuoto di pensiero, un vuoto di possibilità. Quindi questo è il quadro. In tutto questo, poi torneremo, cito un
dopo la cavalcata storica che faremo, la situazione attuale è una situazione di polarizzazione delle posizioni. O si dice l'euro è una scelta irreversibile, questo l'avete sentito dire, e quindi comunque ce lo teniamo, oppure si dice l'euro è una scelta scellerata e da questa scelta dobbiamo tornare indietro a qualunque costo. L'ipotesi che non viene presa in considerazione è la possibilità di una riforma dell'euro, che non è forse neanche una terza via, ma forse la via pragmaticamente più interessante, no? L'abbiamo costruito, non è mica nato sul lago, non l'abbiamo mica trovato sotto il cavolo, non è che l'ha portato la cicogna, è stato istituito a un tavolo dove sostanzialmente c'erano tre persone a progettarlo: Duisenberg, Trichet e Draghi. Questo mi ricordo che lo raccontò un ex membro della Corte di Giustizia Europea, un membro italiano, che era venuto a una presentazione del mio libro sulla finanza a Lussemburgo, dove c'era una folta, come potete immaginare, una folta comunità di ex alunni, di ex studenti bocconiani che lavorano lì, che mi hanno invitato. E lui disse proprio, io non vorrei parlare, non per parlare male di Garibaldi, così mi ricordo proprio la sua espressione, ma vorrei dirvi che io c'ero quando è stato fatto nel 92, c'ero, e vi dico che c'erano due tavoli, il tavolo della moneta e il tavolo di tutto il resto. E al tavolo della moneta sedevano tre persone. Appunto, guarda caso, le tre persone che sono diventate in sequela, in successione, governatore della Banca Centrale Europea. Appunto, l'euro è stato fatto, quindi se è stato fatto può essere rifatto, può essere parzialmente disfatto, può essere ricostituito, nel senso che appunto non c'è nulla di univoco nella costruzione monetaria, anzi dovremmo dire quanto più siamo capaci di mettere di nuovo sotto i riflettori, quindi diciamo di sottoporre a analisi e a critica i presupposti dogmatici, se mi passate il termine, comunque, o anche semplicemente i presupposti scientifici che presiedono la nostra comprensione dell'economia, tanto più possiamo anche immaginare altre forme di architettura comune europea. Ma questo, se volete, è il tema dei temi, cioè noi siamo di fronte a un fatto, dal 45 a oggi c'è un processo di costruzione dell'unità europea. Siamo di fronte a una retorica, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi possibili, ci manca solo di farne un po' di più, no? Qual è la soluzione alla crisi dell'Europa? Più Europa, no? Come se si trattasse della mortadella, no? Cioè un etto e mezzo di mortadella è meglio di un etto, quindi più Europa è meglio di meno Europa. Ma più e meno che cosa vuol dire nei confronti di una costruzione istituzionale? Cosa vuol dire più? Su questo poi torneremo, perché vi racconterò un aneddoto, se mi volete. Quindi siamo di fronte a un fatto e quindi in qualche modo anche a un processo inerziale, cioè è chiaro che le costruzioni istituzionali si fanno anche un po' per inerzia, magari all'inizio ci sono resistenze, dopodiché smontare qualcosa che è stato montato può, oltre un certo livello, diventare complicato, no? E l'insipienza con cui gli anti-europeisti parlano è stata la massima misura proprio lì, cioè non hanno nessuna idea di che cosa vorrebbe dire smontare questa. D'altra parte però c'è una retorica che prende questa inerzia come una sorta magnifica e progressiva. Siccome l'abbiamo fatta, allora l'abbiamo fatta bene, chi te l'ha detto? Di pazienza, l'abbiamo fatta. La stiamo facendo, ce lo stiamo ripetendo, dopodiché l'unico modo per vedere se l'abbiamo fatta bene è andare a vedere. E per andare a vedere bisogna avere, come si dice, un'unità di misura, cioè qualche cosa che ci consenta di staccarci dalla realtà per poterla misurare. Cioè, di misura per definizione è diversa da quello che misura, no? Separata da quello che misura. Quindi abbiamo un fatto compiuto, un processo inerziale, da accettare comunque un processo avviato, una retorica e però anche degli imbarazzi. Degli imbarazzi perché appunto dal 2010 l'Europa è entrata in una crisi che si sarebbe potuta largamente evitare, che si sarebbe potuta più facilmente, ancora abbastanza facilmente curare e che è stata curata in modo tale che la cura è peggio della malattia. No? Avevamo nel 2010 un problema di, diciamo,
liquidità sostanzialmente dei titoli del debito greco, non dico di insolvenza della Grecia, ma di liquidità dei suoi titoli di credito. Cioè non è che nel 10 si scopre che la Grecia non riesce a pagare i debiti, questo, se permettete, lo si sapeva da molto più, e lo sapevano anche i creditori della finanziaria. Il problema non è se la Grecia fosse in grado di pagare, ma se i titoli del debito greco fossero appetibili sul mercato finanziario. Quello che accade nel 10 è che improvvisamente questi titoli non sono più appetibili, non li vuole nessuno. Quindi che cosa succede quando non li vuole nessuno? Si vendono, quando si vendono il prezzo scende e quindi il servizio del rendimento sale, cioè il carico del servizio del debito aumenta. No? Da quel momento la reazione è stata una reazione in appiattimento. Si sarebbe potuto fare qualcosa di molto semplice, sostenere sul mercato il corso del titolo di debito pubblico, subordinandolo eventualmente a politiche di risanamento, perché noi tutti sappiamo che in Grecia c'era il marcio, che l'amministrazione greca, i governi greci avevano, come dire, parecchie cose da farsi perdonare, diciamo così, di cui scusarsi. Si sarebbe potuto subordinare appunto un sostegno del debito greco, dei titoli del debito pubblico greco sui mercati con delle politiche di rientro. Invece si è imposta la cura drastica, si è imposta una deflazione punitiva. Come la chiamate una politica economica che taglia il 25% di stipendi, cioè che toglie una settimana pagata su quattro, questo vuol dire. Cioè, per tre settimane sai che cosa mangi, la quarta vedo un po' se ti avanza qualcosa. Dopodiché appunto aspirare, perché questo piccolo paese con poche persone, con un PIL che non arriva neanche quello della Lombardia e quindi con un peso netto relativo abbastanza basso, è riuscito a innescare un processo di, diciamo così, di depressione e di deflazione dell'intera zona euro, al quale si è risposto con cure, l'austerità, che hanno peggiorato. Giusto per non muoverci ancora dall'attualità, in questo momento il problema della zona euro si chiama deflazione. Permettetemi una digressione anche qui. Voi non avete particolari studi di economia. E quindi, se vi faccio la domanda, perché la deflazione è peggio dell'inflazione, voi non avete nessuna idea di come rispondere, oppure qualche idea forse sulle greche. Però lo dico io. Perché la deflazione insiste molto più pesantemente sulle condizioni della produzione. La deflazione ha degli effetti reali molto più forti, proprio in un'economia di mercato, dove cioè l'attività economica è essenzialmente svolta sulla base di decisioni imprenditoriali. Che lo si vogliono, che piacciono, questo è, voglio dire, si produce se degli imprenditori decidono di produrre. Dopodiché, gli imprenditori decidono di produrre se c'è della domanda potenziale a cui rispondere, ma voglio dire, sono loro che attivano, appunto, sulla base di una domanda potenziale. E l'imprenditore, per definizione, è un soggetto indebitato. L'imprenditore, per produrre, deve prima acquistare le materie prime che lavora e che poi mette sul mercato. Quindi proprio strutturalmente la prima cosa che fa un imprenditore è pagare, quindi sostenere dei costi. I ricavi arrivano dopo. Allora, se fra il momento in cui sostengono i costi e il momento in cui gli imprenditori nel loro complesso sostengono i costi e il momento in cui gli imprenditori nel loro complesso ottengono ricavi, cioè il livello dei prezzi è diminuito, che cosa succederà mai ai profitti? Che calano. No? Anche a fronte di diciamo, piani industriali più che ragionevoli. No? Quindi c'è un effetto di depressione dell'attività. E questo effetto può essere un effetto spirale, nel senso che le prospettive di una depressione dell'attività inducono ancora meno a programmare attività produttiva e quindi investimenti essenzialmente. Ma questo vuol dire che c'è un calo dell'occupazione o comunque un mancato riassorbimento della disoccupazione, il che vuol dire prospettiva un calo della domanda, perché se voi andate la gente a spasso questi consumano meno, al netto degli ammortizzatori sociali, e quindi le prospettive per gli imprenditori sono ancora peggiori. Vedete che la deflazione può
innescare un ciclo vizioso tendenzialmente verso, che potrebbe portare a zero. Ora, proprio questo fatto che siamo l'Italia ufficialmente la zona euro, l'Europa in generale formalmente siamo in deflazione, questa situazione che è ormai diciamo la situazione diffusa da un anno a questa parte ci induce a fare un paragone con l'unica epoca comparabile, che sono gli anni 30. Non solo la crisi del 7 è comparabile in qualche modo per il suo modo di svilupparsi la crisi del 29, ma la depressione degli anni 10, il nostro secolo e millennio, è comparabile alla depressione del 30. Ora, la storia non si ripete mai uguale, però è chiaro che in situazioni di questo tipo le tensioni sociali aumentano, come avete detto. Quindi ancora di più dovremmo chiederci non solo cosa dobbiamo fare, ma se siamo attrezzati con strumenti adeguati, con diciamo, concetti adeguati per far fronte a una situazione. E da questo punto allora la domanda che possiamo farci è: da dove viene la crisi dell'euro? Prima risposta: da come è stato costruito. E questo lo vedremo. Già nel suo atto di costruzione l'euro incorporava una tendenza a generare la crisi. Ma la domanda può essere fatta due volte, cioè da dove viene il fatto che l'euro sia stato costruito come è stato costruito? Questa è la prima domanda e qui vale la pena fare magari con una certa velocità, nella misura in cui un po' di studi di storia appunto dell'Europa li avete, ma insomma ripercorrere per sommi capi la storia della costruzione europea dalla fine della seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Nel 1945 c'è una sola parola d'ordine, in Europa, ma non solo, anche dall'altra parte dell'Atlantico. Basta con questa storia delle guerre, basta col paradigma della guerra, basta con le guerre. L'Europa ha generato due guerre mondiali, non vogliamo che diventi l'innesco della terza. Questo va evitato a tutti i costi. Queste guerre si sono fatte essenzialmente per una incompatibilità, una difficoltà di coabitazione fra la Francia, stato continentale a vocazione egemonica fino dal XVI secolo, e la neocostituita Germania. Cioè, la Germania si costituisce con una guerra con la Francia, dopo 40 anni ne fa un'altra, dopo 20 ne fa un'altra. No? È ovvio che diciamo, sull'asse del Reno c'è una tensione. Questa tensione va assolutamente smorzata in modo tale che non si creino più neanche lontanamente le condizioni per l'innesco di quelle deflagrazioni che abbiamo già conosciuto. Non lo vogliono gli europei, ma soprattutto non lo vogliono gli Stati Uniti, che a questo punto, nella prima guerra, ci sono trascinati e poi si ritirano. Questo lo sapete, no? Cioè rinunciando in qualche modo al mandato egemonico che veniva fuori da Versailles, da tutte le nazioni. Nella seconda ci entrano, sempre un po' tirati per i capelli, ma a quel punto capiscono, assumono in fondo il loro ruolo egemonico. A questo punto la competizione è ben più ampia, in qualche modo fra blocchi che non contemplano più la terza posizione europea, sostanzialmente. No? Quindi Yalta, punto di vista, è la fine diciamo, dell'Europa come soggetto geopolitico rilevante. Yalta, Churchill ci va per strappare ai due grandi la possibilità di mantenere le colonie, e la risposta dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica è ve lo sognate. E per favore non fate più casino, per favore smettetela di diventare, di fomentare, di essere un focolaio permanente di guerra. Gli Stati Uniti lo dicono in maniera molto chiara.
D'altra parte è chiaro che le guerre hanno a che fare con un'Europa di nazionali, fatta di nazionalismi, che si tratta di smorzare. Si tratta di smorzare per questioni politiche, per un aspetto, si tratta di smorzare forse anche per questioni economiche, perché l'Europa, una volta che venisse meno il suo peso, diciamo la sua capacità di fomentare guerre, non sarebbe per questo meno importante dal punto di vista economico. È comunque la punta avanzata, una delle punte avanzate dello sviluppo economico, tecnico del mondo. E quindi tutto questo lo ritrovate nei termini in cui viene concepito, proposto, accettato e implementato il piano Marshall. Gli americani hanno bisogno di un partner oltreoceano, semplicemente perché sanno che devono continuare a vendere se vogliono mantenere la situazione di piena occupazione che sono riusciti a recuperare sostanzialmente con la guerra. L'America di Roosevelt è ancora profondamente in depressione all'inizio della guerra e la piena occupazione viene sostanzialmente ottenuta con le produzioni tecniche. Ora la guerra è finita, ma bisogna continuare a crescere e quindi c'è bisogno di esportare, ma per esportare c'è bisogno di mercati, possibilmente ricchi, no? Pieni morti di fame che non sanno cosa entrare. No? Quindi gli americani hanno bisogno di un partner commerciale, sono disposti addirittura a finanziare in prima battuta la ripresa del partner. Questo è il senso del piano Marshall, no? Siete distrutti, non avete più dotazione di capitale, non riuscite a ripartire, non c'è problema, zio Sam ha capito che gli conviene finanziare i suoi compratori. No? Si chiama vendor financing, no? Vuol dire non c'hai soldi, ti faccio comode rate. No? L'Europa è il mercato di assorbimento primario delle eccedenze produttive americane, no? Così viene vista e così deve essere costruita. Quindi siamo disposti a finanziarvi, ma a patto che i finanziamenti del piano Marshall vengano accolti da un piano di cooperazione intereuropea. Cioè i fondi del piano Marshall arrivano sia ai singoli, alle singole nazioni europee, addirittura, questa è la grande lezione della prima guerra mondiale, no? Anche agli sconfitti, ma arrivano, quindi arrivano i singoli paesi, ma solo dopo che i singoli paesi hanno deciso di comune accordo un piano di ripartizione. Costituite un'associazione, una cooperativa europea, ed è a quella cooperativa che riceverà i fondi ed è quella cooperativa che li distribuirà, no? Quindi il piano Marshall è la prima occasione in cui l'Europa è chiamata a dotarsi di strutture sovranazionali di cooperazione, quindi inizia il processo di cessione di sovranità in vista dell'ottenimento dei finanziamenti. Quindi, diciamo così, il commercio lo vogliamo per se stesso, questo dicono gli Stati Uniti perché abbiamo bisogno di un partner, e poi perché questo vecchio tema irenico settecentesco, il commercio, laddove c'è commercio non c'è guerra, sostanzialmente. No? L'aumento dei commerci è un fattore di pacificazione. Paesi che interscambiano, in qualche modo parlano e finché si parla non si fa botte, sostanzialmente. E questa cosa, che appunto è profondamente scritta nel piano Marshall, ha questa valenza al contempo economica e politica, in qualche modo veramente legata in maniera veramente inestricabile, con gradi più o meno ampi di consapevolezza di quello che si sta facendo, ma diciamo questa intricazione di economia e politica è assolutamente evidente. Questa implicazione viene accolta in qualche modo e fatta propria anche dalle classi dirigenti europee, in particolare dalle classi dirigenti tedesca e francese. Qui i nomi, potete immaginare, sono Schumann da una parte e Adenauer dall'altra, con dietro le spalle questo personaggio assolutamente gigantesco e importantissimo nella storia del Novecento, che è Jean Monnet, che è
l'ispiratore, direi, di Schuman, ma anche, diciamo, un interlocutore molto forte dal punto di vista diplomatico nei confronti dell'Unione. E lì potremmo dire così, se mi lasciate trovare un attimo, se mi consentite di proporvi una formula. Le classi dirigenti europee sanno che c'è un problema politico di fondo, cioè quello della instabilità delle relazioni intraeuropee, quindi la loro tendenza a diventare potenzialmente relazioni di guerra, e sanno che la soluzione in prima battuta non può essere che economica. No? A questo problema politico bisogna dare una soluzione che passi per l'economia. Ramonet aveva proposto nel 1940, quando la Francia sta già perdendo la guerra, l'Inghilterra rischia di essere invasa, e stava ottenendo, aveva ottenuto da Churchill l'assenso a una fusione della nazione francese con la nazione inglese, cioè un solo parlamento eletto dai inglesi e francesi contemporaneamente. Quindi Monet, da questo punto di vista, una cosa vuole gli Stati Uniti d'Europa. Questo è il suo obiettivo. Andate a leggervi le sue interessantissime memorie e questa cosa la vedete con molta chiarezza. Dopodiché però si dice sì, possiamo anche tendere a questo, il modo in cui vi tenderemo è attraverso una strategia che peraltro in Germania aveva funzionato anche bene, perché diciamo dal punto di vista dei precedenti, il precedente alla costituzione del mercato comune europeo, che evidentemente lo soffrirai, è l'Unione Dominante Tedesca. Come facciamo con una miglia degli staterelli che non stanno assieme, che come dire, sono prigionieri dei loro campanilismi, che nonostante il fatto che ci siano molti elementi in comune, una lingua, no? Non riescono a unirsi. Certo che c'è uno stato egemonico, ma questo stato egemonico fa passare la sua egemonia non tanto per le armi, non solo per le armi, ma anche per un'unificazione economica, cioè per una distribuzione dei vantaggi. L'unione economica vuol dire che ci difendiamo con barriere doganali all'esterno e all'interno diminuiamo la pressione dei dazi e quindi, diciamo così, aumentiamo i livelli potenziali di benessere. Dopodiché, appunto, però, la questione è questa, cioè se c'è un problema politico a cui si dà una soluzione economica, non è detto che diciamo, il pensiero economico e le soluzioni economiche che si trovano siano economicamente sensate. No? Voi capite bene, cioè, uno potrebbe dire l'economia, quello mio, è fatta di bilanci in ordine, tipo di progetti di investimento, insomma, e finché non pianifichiamo proprio tutto, anche di libere decisioni decentrate di operatori liberi di decidere come vogliono, sulla base delle loro valutazioni di mercato. La politica non ha questa logica, quindi come facciamo a ottenere un obiettivo politico passando per qualche cosa che in qualche modo vi si sottrae? No? Subordiniamo, articoliamo, come alleiamo queste due? Perché il rischio è, diciamo, se volete, che l'obiettivo politico si allunghi e diventi veramente una tiritera, una sorta di pistolotto morale, no? Siamo tutti qua per fare l'Europa unita, ma in definitiva non la facciamo mai. No? E dall'altra che le strutture economiche che si pensano non siano sufficientemente forti dal punto di vista economico. Questo è già un problema che secondo me emerge e che nel caso dell'euro lo credo è abbastanza chiaro. Però appunto questa è la strada. E quindi se in prima battuta, la prima fase, l'immediato dopoguerra fino agli anni 50 è legato sostanzialmente ai piani di soccorso umanitario, perché in primi anni l'Europa ha semplicemente bisogno di razioni per la sopravvivenza, e poi si lega al piano Marshall, che è un piano di finanziamenti a fondo perduto, no? Non sono di regalati, come la volete mettere, sono soldi o apparecchiature, comunque insomma risorse date senza una reale contropartita economica. È un gigantesco programma di doni. Mai si era visto un vincitore essere così munifico con i Hitti o con gli ex alleati, che però appunto erano anche dei debitori, vuol dire l'Inghilterra esce indebitatissima, la Francia non esce neanche vincitrice, voglio dire, qui c'è anche proprio un problema nella coscienza nazionale francese. Questi sono ancora lì a pensare che l'hanno vinta la seconda guerra mondiale, e dice non è vero, semplicemente non è vinta, c'era semplicemente un governo
che è ospitato a Londra e che certo, voglio dire, poi riesce a costituire anche un nucleo militare che partecipa alle operazioni. Voglio dire, la Francia non è liberamente da sola, la Francia è una Francia occupata, e però contrario c'è un governo a Vichy che collabora con i tedeschi, no? E però nonostante questo, appunto, i tedeschi sono i tedeschi hanno sparacchiato uno dei matti fino al 45, il giorno dopo la resa ci si occupa, invece di chiedergli le riparazioni come è stato fatto punitivamente dopo la prima guerra mondiale, si dice va bene, che vi serve? E c'è un piano di aiuti. La prima fase è questa, un gigantesco piano di aiuti, un gigantesco programma di aiuti, che però sembra non funzionare, perché alla fine appunto il limite del vendor financing è che se io ti do i soldi per comprare i miei prodotti, tanto pare che te li regali. No? Se i soldi degli Stati Uniti arrivano in Europa e dall'Europa l'unica cosa che si può fare con questi dollari è comprare prodotti americani, voi capite che è una partita di giro. Dammi direttamente la Coca-Cola, dammi direttamente i beni, no? Il fatto di passare per la moneta non ha alcuna, per finanziamenti monetari non ha alcun senso. E questo è un problema, perché appunto certo che in questo modo l'Europa viene aiutata, certo che in questo modo si creano già delle condizioni, diciamo, di possibile cooperazione, però non riparte l'economia europea. In questo modo semplicemente tu hai un piano umanitario, cioè hai le persone che non riescono a produrre da sé e che non hanno niente da dare in cambio, a cui tu dai, regali delle cose. Il problema è come invece costituire, ricostituire, far ripartire la capacità produttiva europea, no? Quello che gli americani in prospettiva vogliono è un commercio equilibrato, cioè gli americani producono beni che vengono pagati con altri beni, perché questo è proprio del commercio internazionale, no? Questo piccola pillola di puro buonsenso economico, ma anche di, diciamo, di teoria economica. Se voi immaginate il commercio internazionale, se voi ammettete che esista un libero commercio internazionale, l'unica condizione in cui il commercio possa verificarsi, possa, diciamo così, continuare in modo stabile, è che le bilance commerciali siano in equilibrio. Vuol dire che l'unica condizione di stabilità, crescita stabile del commercio è che tutti i paesi importino tanto quanto esportano e esportino tanto quanto importano. La bilancia commerciale è in equilibrio, è una condizione di stabilità del commercio. Il commercio internazionale è di beni e servizi contro beni e servizi. Questa, voglio dire, prendete qualunque modello di mercato e questo avete. Come c'è legata questa condizione può dipendere dalle ipotesi che si fanno, ma che questa sia la condizione di stabilità non c'è modo di argomentare in modo differente. Altrimenti si è mercantilisti, non si è liberato. E qui lasciatevi questa parola mercantilismo che verrà buona, secondo me. Quindi il problema è come far ripartire la potenza commerciale europea. E questa si fa ripartire solo se gli europei cominciano a produrre, e per produrre gli europei devono cominciare a scambiare fra di loro. E per scambiare fra di loro devono avere moneta per poter scambiare fra di loro. Qui nasce, si entra nella seconda fase, anni 1950-1958, in cui da una parte il piano Marshall si esaurisce, periodo che finisce con la stipula del Trattato di Roma, 1957-58, quindi con la costituzione del mercato comune, ma che ha diciamo, come condizione di possibilità, soprattutto di questi risultati positivi, la messa in atto di un'istituzione economica probabilmente poco nota, di cui forse non avete sentito parlare, ma la cui importanza non può essere, dal mio punto di vista, dal punto di vista di quello che ho sempre provato a dire nei libri che ho scritto da solo o anche con Luca Fantacci, con il mio coautore da lungo tempo, e che è l'Unione Europea dei Parlamenti. Quanti di voi non si sono sentito parlare dell'Unione Europea dei Parlamenti? Cosa ne sanno? Organizzazione che si era creata tra i vari paesi europei per sovrintendere al pagamento di guerra e degli indennizi agli Stati Uniti e alle altre potenze coinvolte. È un sistema di pagamento, ma non per gli indennizi e non nei confronti degli Stati Uniti, ma fra paesi europei. Ed è un sistema di pagamento che prende la forma
di quella che si chiama in termini tecnici una camera di compensazione. Camera di compensazione che è anche il progetto che Keynes aveva proposto per la riorganizzazione del commercio internazionale a Bretton Woods nel 1944. Il progetto Keynes del 1944 non viene di fatto accolto nella sua essenza, cioè quello che resta di Keynes nelle istituzioni di Bretton Woods che è ben poca cosa, però delle idee di Keynes molto ritrovate, e per ovvi motivi, visto che anche gli economisti che poi si danno da fare per costruire l'Unione Europea dei Pagamenti sono di provenienza keynesiana, la ritrovate nell'Unione Europea dei Pagamenti. Come funziona una camera di compensazione? Ve lo dico perché poi tornerà buono anche per la fine del nostro discorso sull'euro. Una camera di compensazione è una banca in cui ad aprire i conti, se parliamo appunto della International Clearing Union di Keynes o della Unione Europea dei Pagamenti, sono le banche centrali. Quindi la banca centrale tedesca, facciamo così, la banca centrale francese, tanto per andare veloce, la banca centrale italiana. Ma poi ovviamente, una volta che avete visto il meccanismo a tre, avete visto, lo potete estendere a N. È una banca dove si aprono dei conti dove però non si deposita niente. Sono conti a zero. Sono conti correnti in cui, che vengono aperti semplicemente per registrare posizioni di debito e di credito. Questo vuol dire che questa banca registra le posizioni debitorie e creditorie che derivano dagli scambi commerciali. Ogni volta che esporto mi si registra un credito, ogni volta che importo mi si registra un debito e viceversa, perché ogni mia importazione è l'esportazione di qualcun altro. No? Questa poi è la cosa, per altre piccole pillole di economia, sai, di individualismo metodologico. In economia purtroppo non funziona, perché per scambiare, fino a prova al contrario, salvo Robinson Crusoe, bisogna essere in due. No? Non esiste un creditore senza un debitore, non esiste un debitore senza un compratore. Gli scambi, cioè gli atti economici rilevanti, sono bilaterali come minimo. No? E si vedono in partita doppia. I bilanci valgono per tutti. No? Questo elemento di simmetria è importante da vedere, perché una simmetria che è, diciamo, nella natura delle relazioni economiche potrebbe non essere recepita dalle istituzioni economiche. Questo è un problema, no? Se c'è un'istituzione economica, un'organizzazione del mercato che non tiene conto di questi elementari dati, beh, prima o poi la cosa, le cose non andranno bene. Allora, come si parte? Questa è la situazione. In effetti qui non si deposita niente, perché i paesi europei di riserve hanno, e stiamo ancora in un mondo in cui la moneta internazionale essenzialmente non ce ne hanno. Quindi se dovessero aspettare di pagare con la moneta internazionale, semplicemente non comprano. Il problema è che non c'è più oro. L'oro è negli Stati Uniti. Il 90% delle riserve ha negli Stati Uniti. No, la Germania non c'è più niente, ma anche i paesi vincitori non sono molto ricchi. Allora che cosa si dice? Aperture di credito fini concessi alle singole nazioni sulla base di che cosa? Della loro capacità di partecipare al commercio internazionale, misurata dagli scambi, media mobile degli ultimi 5 anni di scambio prima della guerra. No? Quanto pesava nel commercio internazionale negli anni precedenti? Bene, questo è il tuo castelletto, questo è il tuo figlio, questo è di quanto tu puoi scendere al di sotto dello zero. Questo è importante, perché senza questa concessione di credito tutti rimarrebbero a zero, perché appunto chi comincia a comprare? No? Chi comincia a fare il favore all'altro di poter vendere? Perché questo fa un compratore, fa il favore al venditore di vendere, al produttore di sbolognare, come si dice, cose che altrimenti gli marciscono nei magazzini. Supponiamo che sia la Germania a trovarsi nella condizione di debito. Germania compra per 100 dollari, possiamo utilizzare un'unità, e si utilizzerà effettivamente nell'Unione Europea degli Pagamenti il dollaro, un'unità di conto che ha il grandissimo pregio di essere un'unità di conto internazionale per tutte le nazioni coinvolte, perché non è la moneta di nessuno dei paesi coinvolti. No? Il dollaro è la moneta nazionale degli Stati Uniti, ma se lo uso come unità di conto in Europa, effettivamente ho una moneta. Se compra dalla Francia, questa è la situazione di Stato. La Francia ha esportato, la Germania ha importato.
l'unione, diciamo, la banca nel suo complesso è in equilibrio, e poi c'è uno squilibrio simmetrico di eccesso da una parte, di surplus, come si dice, e di deficit dall'altra. Il fatto di essere una camera di compensazione consente alla Francia qualche cosa che fino a quel momento non era consentito, cioè di non dipendere dalla Germania per essere pagata. Se noi fossimo al di fuori di questa struttura, ci sarebbe un accordo di scambio bilaterale fra Francia e Germania, che presupporrebbe che la Francia possa vendere la Germania solo nella misura in cui può comprare della Germania. No? Ti vendo. Vedete dal punto di vista della Germania, mi procuro dei franchi per comprare delle merci francesi, ma come faccio a procurare? Beh, vendendo delle mie merci alla Francia, è l'unico modo per avere dei franchi. No? Questa è la situazione. Fino al 1950 i trattati di scambio bilaterali fra gli N paesi europei sono N per N-1, tutta la possibile combinazione, ovviamente. Il che vuol dire che però ogni trattato bilaterale impone delle restrizioni allo scambio, perché bisogna provare a essere in equilibrio con ogni singolo paese. No? La Francia, se commercia con la Germania, deve essere in equilibrio con la Germania, poi se ha un trattato con l'Italia deve essere in equilibrio con l'Italia, in una camera di compensazione questo surplus, questo attivo ottenuto dalla Francia, la Francia lo può spendere immediatamente con l'Italia. Questo è il risultato dell'operazione di contante. Avevi più 100, hai fatto un'operazione di acquisto, meno 100, il più 100, la posizione netta è passata qui, tu sei tornato a zero, la Germania è ancora meno 100, l'Italia è più 100. Se l'Italia chiude il cerchio e compra dalla Germania, vi avete questa piccola alchimia contabile che però ha degli effetti reali. Siamo tornati tutti a zero, il sistema ha creato moneta mal distrutta. Quando l'ha creata? Quando nella prima operazione la Francia si è trovata con un attivo di 100, tanto è vero che era potuto spendere, ma anche distrutta, perché quando l'Italia ha comprato la Germania quel 100 si è assorbito. Siamo tutti a zero, con un piccolo vantaggio però, che il PIL europeo è cresciuto in 300, secondo scambio di 100, secondo scambio di 100, 300 dollari di merci sono stati prodotti e venduti. Questa è l'unica cosa che ha senso in economia, non è che uno la crescita, no? Cioè, bisogna aumentare l'efficienza dell'offerta, sì, però se poi non vendi, che cazzo metti a fare l'offerta dell'efficienza dell'offerta? No? Cioè, io il caffè come lo faccio io non lo fa nessuno, sì, però chi te lo compra? No? Il PIL è aumentato, ed è questo l'effetto, no? Cioè, il PIL europeo aumenta in una situazione in cui l'assenza di mezzi di pagamento di moneta aurea non diventa un problema nella misura in cui c'è un accordo cooperativo fra le nazioni che accettano in qualche modo di darsi fiducia reciprocamente, perché questo è un atto di credito, quando siamo in questa situazione qua. Volete, la Francia crede che la Germania pagherà. Proprio perché lo crede, e lo crede anche l'Italia accetta di essere pagata con il debito, diciamo, originariamente, con il credito originariamente accumulato dalla Francia, e mette in condizione la Germania sulla credibilità. Quindi questo è proprio uno schema, come si dice in gergo tecnico, di mutual credit, di credito mutuo. È uno schema di primo soccorso. È uno schema cooperativo. Unione Europea dei Pagamenti. A noi ci manca la B, no? Adesso abbiamo l'Unione Europea, ma nessuno paga. E ci sono dei creditori che dicono vogliamo essere pagati, ma lo dicono in modo tale che i debitori muoiono e quindi continuano a non pagare. Come si fa a unire una B alla situazione attuale? Questo è il nostro problema. Come facciamo a fare in modo che i debiti vengano pagati? Qui lo vediamo bene perché i debiti vengono pagati, perché i crediti vengono spesi.
Cioè, immaginate semplicemente che la Francia decida, come se fosse Remida, che la cosa bella è vendere ma non comprare. No? Io sono più ricca e sono una bella formicuzza che non spende e me li tengo. Che questi rimangono sotto, che questi non riescono a pagare. E che l'Italia non riesce a produrre e vendere. E che questo troppo si ferma. Gli fai una guerra? Che gli fai? Questa operazione Keynes la chiama un'operazione di disarmo finanziario. Multilaterale, vogliamo dire, non unilaterale. Cioè, tutti accettano di non usare il denaro accumulato come se fosse un'arma di ricatto nei confronti degli altri. Qui c'è in gioco anche una certa natura del denaro. No? Il denaro non è un potere che accumulo, ma è un dovere, è la misura del dovere che ho nei confronti degli altri. Se ho 100, se ho meno 100 ho un dovere, quello di tornare a zero. Se ho più 100 ho un altro dovere, simmetrico, quello di tornare a zero. No? Keynes, nel 1944, per ricordare che questa è la situazione, aveva immaginato che sui debiti si pagassero degli interessi, come si fa dai debiti di Hammurabi, e che sui crediti si pagassero degli interessi, come non si è mai fatto. Cosa vuol dire pagare gli interessi sui crediti? Vuol dire che se io tengo di 100, domani sono 99, 98, 97, 96, ma che sia, no? E che quindi non ho nessun interesse economico, mio, microeconomico, personale, nessun interesse nazionale a accumulare saldi attivi. E che faccio mai questi saldi attivi? Mi dice proprio qualcosa. E poi non è una delle attività più schifose del mondo, no? Vuol dire comprare, vuol dire lo shopping si sa che fa bene, tutto, vuol dire come si sente il suo borsino, le borsette, più di tempo, no? Non è punitivo, voglio dire, non è che questo atto che dice compra sia una sorta di savonarolismo mondiale per cui fate penitenza, non è un penitenziario, spendete i soldi che avete guadagnato, così magari non l'avete guadagnato in vano, così non avete lavorato senza godere. No, perché il risvolto di questa situazione finanziariamente apparentemente positiva, ciò più 100, vuol dire che io ho regalato 100 di merce a qualcun altro che non era pagante e che io non ho ricevuto niente in cambio, se non appunto una moneta che non si mangia, non si beve, non si indossa. Remida. A meno che evidentemente questi 100 non mi servono per fare una politica di potenza, ma appunto vi ricordo qualcosa, è esattamente quello che si deve evitare. Questi 100 potrei comprarci i carri armati, per definizione non costruiscono niente, non fanno piacere a nessuno, però servono a far paura. Dopo questo non si può. I risultati di 8 anni di operatività di questa struttura sono un tasso medio di crescita del commercio intero europeo dell'8%. Il 70-80% degli scambi intereuropei passa da lì e i conti si mantengono ragionevolmente attorno allo zero. Non c'è nessun paese che accumula surplus e non c'è nessun paese che accumula strutturalmente deficit. Non ci sono né debitori né creditori strutturali. Questo è il quadro che nel 1958, per motivi che non possiamo vedere qui, porta non tanto all'estensione di questo modello di relazioni internazionali all'intero mondo, cosa che sarebbe meglio dire, dopo aver fatto un esperimento così bello, che cosa c'era di meglio di dire, aveva ragione Keynes nel 44, facciamolo a livello mondiale. Ci sono motivi, diciamo, di ordine proprio geopolitico che lo impediscono. Questa però è nel 58 una struttura che consente agli stati europei di essersi ripresi sostanzialmente dalla depressione economica e di poter entrare nel sistema di Bretton Woods, cioè nel sistema dei cambi fissi basati sul dollaro convertibile in oro, che era stato votato nel 44 ma che viene di fatto implementato nel 58. Dal 58 al 71 l'Europa continua a crescere, nel 57 ovviamente ci sono i trattati di Roma, comincia quindi a disegnarsi
questo spazio di pagamenti diventa uno spazio effettivamente economico, cominciano a scendere le tariffe interne, cominciano a crearsi i mercati interni. E dal 1978-1981 quello che succede è che l'Europa continua a crescere, continua a guadagnare posizioni di vantaggio nei confronti degli Stati Uniti. Fino al 1958 il saldo commerciale dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti è a favore degli Stati Uniti. Dal 1958-1971 la situazione si inverte, sono gli Stati Uniti a essere deficitari nei confronti dell'Europa. Quindi l'Europa comincia ad accumulare surplus nel suo insieme, in particolare, ma non solo, la Germania, che ha da sempre avuto una vocazione, diciamo, a basare la sua crescita economica sulla sua capacità di esportazione. Il peso delle esportazioni sul PIL in Germania è sempre stato elevato, dal 1870 fino ai giorni nostri. E questa accumulazione di surplus consente per esempio anche la costruzione del modello sociale europeo, cioè il welfare state e i trasferimenti di risorse che si fanno con il welfare state sono così possibili anche da questi tesoretti che si accumulano. Oltretutto, in questi anni, diciamo così, mentre l'Europa si occupa di arricchirsi e di socializzare le sue economie, gli Stati Uniti fanno il gendarme, sparacchiano in giro a destra e a manca, utilizzando il dollaro come leva finanziaria per finanziare guerre, sempre stampando moneta, se vogliamo dirla così. Questo è. Solo che appunto questi giochi non possono durare all'infinito, l'indebitamento complessivo degli Stati Uniti non li rende impotenti, non li rende certo troppo vulnerabili, però li rende incapaci di mantenere la promessa che aveva fatto nel 1944, cioè di convertire il dollaro a un 35esimo di un certo dollaro. No? Questa era la promessa del 1944. Un dollaro vale un 35esimo di un dollaro, ovvero questo è il tasso di cambio. Quindi chiunque avesse dollari in mano può andare al tesoro americano a farsi dare il lingotto del contante. Nel 15 agosto 71, a fronte del fatto che si sono accumulati surplus, anche qui dettagli che lascio perdere, surplus non del tutto creati dagli Stati Uniti, scusate, deficit non del tutto e non esclusivamente creati dagli Stati Uniti, ma sostanzialmente dei deficit statunitensi nei confronti del resto del mondo, in particolare nei confronti dell'Europa, e che questi deficit statunitensi cominciano a indurre gli speculatori a fare il lavoro, cioè a scommettere sul fatto che il dollaro non possa tenere una tenuta promessa, e quindi a chiedere conversione. Di fronte a questa richiesta massiccia di conversioni che inizia sostanzialmente nel 69 e che si fa forte nel 70, nel 15 agosto del 71 Nixon dice non parlo più, o meglio, sospende permanente. La sospensione diventa, se volete, definitiva nel 73-71, c'è questa dichiarazione abbastanza inattesa, figurate il 15 di agosto, Nixon che dice signori non parlo. Si apre una fase di contrattazione in cui sostanzialmente l'idea americana è di associare il partner europeo alla gestione dei costi della guerra fredda. Dice, ragazzi, li abbiamo difesi, ci sono i russi, bisogna fare le guerre, c'è il Vietnam, e qui e là, adesso per favore pagate anche voi. The fair burden, come dice Nixon nel suo discorso, cioè ognuno paghi la sua quota. Risposta europea, no. Non accettiamo sostanzialmente di fare la nostra parte. E che cosa avrebbe voluto dire fare la propria parte? Per esempio, accettare, a fronte di una svalutazione del dollaro, una rivalutazione del marco, per esempio, delle economie con forti surplus. La rivalutazione implica evidentemente una diminuita capacità di esportazione, una diminuita forza commerciale. Questa strada non si percorre e quindi gli Stati Uniti decidono semplicemente che dal loro punto di vista non si converte più, e gli europei decidono che dal loro punto di vista il fatto che si converte o no non ha alcuna importanza, basta che si continui come prima. Nasce la fiat money, quella che chiamiamo la moneta fiduciaria, cioè una moneta emessa sulla base di niente, è convertibile in niente, se non garantita da che cosa? Da titoli di debito pubblico. Questo è il bilancio della Fed e questo è il bilancio di Mario Draghi. No? Ogni banca centrale ha debiti che si chiamano banconote, no? E crediti che si chiamano debito pubblico e carte commerciali. Non si converte in niente la nostra moneta. No? Questo vuol dire fiat, no? Fatta da nulla, fatta di nulla,
ma che vale molto finché ci crediamo. E cosa vuol dire crederci? Vuol dire che in Europa si comincia a sentire l'esigenza, visto che i cambi sono diventati flessibili, no? Quindi non ci sono più cambi fissi, e che il valore del dollaro oscilla sulla base di condizioni di mercato, l'Europa decide che nei confronti del dollaro l'insieme delle monete europee oscillerà in maniera solidale, serpente monetario europeo. Quindi si creano, diciamo, dei tassi fissi fra monete europee, con bande di oscillazione più o meno ampie secondo dei paesi. All'Italia viene data una banda di oscillazione più ampia, la Germania un po' più stretta, ma sostanzialmente è l'insieme delle monete che si sposta. Ma appunto rimangono le monete nazionali, rimangono delle bande di oscillazione diverse. Quindi rimane, per esempio, lo spazio per quelle che adesso, poi ci sta sempre il segno della croce, non lo si dice perché sembra di evocare il diavolo, le svalutazioni competitive. Si possono fare delle svalutazioni. Dei paesi che hanno un deficit di bilancio consistente, persistente e strutturale, a un certo punto semplicemente, visto che non riesco a pagare, svalutano. Questo, d'altronde, voglio dire, è un meccanismo di riequilibramento, eh? Perché se io svaluto vuol dire che tu rivaluti, che quindi, diciamo così, la mia capacità di ripagare aumenta, perché svalutando divento più competitivo, la tua capacità di accumulare surplus come creditore diminuisce perché la tua moneta ha preso valore e quindi... i tuoi prodotti costano di più sul mercato internazionale e di conseguenza vengono. Nel frattempo, a partire dagli anni Ottanta, in questa situazione comincia a emergere molto forte, soprattutto dopo la fine, dopo la caduta del muro, ma già per certi versi all'inizio degli anni Ottanta, con anche i socialisti francesi a Mitterrand, comincia ad aumentare il peso, diciamo così, del discorso della finanza. Così. I mercati finanziari vengono sempre più visti come fattori allocativi molto più efficienti di quanto possano essere gli stati. Sono i mercati che devono decidere chi è bravo, chi è cattivo, e come lo fanno? Dando un voto che si chiama compro vendo. Quando un debito pubblico è eccessivo? Quando lo decidono i mercati. Come fanno a decidere? Semplicemente non detenendo più. Quando gli operatori decidono che non è più il caso di tenere in portafoglio i titoli del debito. I mercati sono allocatori, ma allo stesso tempo sono giudici, no? Decidono in qualche modo dell'insieme. Quindi la deregulation comincia per un tanto. Reagan in America, la Thatcher in Inghilterra, l'Inghilterra poi appunto è appena entrata, ma entra nel 73 nell'Unione Europea, diciamo nel progetto europeo, ma già negli anni 80 la Thatcher comincia a dire che stato è stato, qui il mercato lo decide. E quando si dice il mercato si intende i mercati finanziari, essenzialmente, cioè quei mercati che decidono quanto vale il debito pubblico e che esistono solo perché c'è un debito pubblico da finanziare. Questa è un'altra cosa che dovete vedere. Togliete il debito pubblico, non avete più necessità dei mercati finanziari, togliete i mercati finanziari e non sapete più come finanziare il debito pubblico. Se c'è qualcosa che ha veramente la forma di un'alleanza siamese è proprio la coppia del debito pubblico e mercati finanziari. Gli unici mercati che senza lo Stato non esisterebbero. E poi il 91 non solo cade il muro, non solo cade l'Unione Sovietica, ma soprattutto c'è la grande partita dell'unificazione tedesca. E qui improvvisamente questa grande parentesi in cui l'Europa sembra essere veramente un progetto politico che si costruisce per vie economiche, piano piano, lentamente, lentamente, accumulando vantaggi, facendo in qualche modo pagare anche il costo dell'aggiustamento all'alleato americano, vai a fare la guerra a te per me che non mi scappa da ridere. Nel 54 sono i francesi a non volere dare l'esercito europeo. Tiro Spinelli, l'avete visto forse, se avete visto quella cosa un po' melensa, quella fiction un po' melensa, neanche terribile, insomma. Ma Monet ancora di più dice, no, volete gli Stati Uniti d'Europa? Basta con gli eserciti nazionali. Cioè, da che storia, da che modernità è modernità,
la sovranità è legata allo ius pudendi monete, a chi emette moneta e a chi decide della guerra della pace. Questa è la sovranità. Battere monete e fare la guerra. Allora, nel 91, improvvisamente, questa idea per cui l'Europa si sviluppa su un sentiero puramente economico, creando, diciamo così, la sua coesione politica a colpi, diciamo così, di rafforzamenti dell'interscambio, dell'interazione economica, si trova di fronte al fatto che il Comitato di Pietra torna, cioè l'abbiamo fatto con una Germania dimezzata. Che se fa adesso? Le lasciamo dimezzate? L'opzione c'è. E da un certo punto di vista, anche contro, per certi versi, questo bisogna ricordarlo, l'opinione pubblica interna che dice, oh ragazzi, sono 40 anni che non ci vediamo, vogliate, tutto sommato forse va anche bene così, no? Dice no, ci unifichiamo. Unifichiamo, che vuol dire ci esponiamo anche evidentemente a dei costi notevolissimi, in prospettiva ricostituiamo un potenziale produttivo, no? E una capacità di egemonia che tutti si ricordano. E qui, ancora una volta, la politica passa per l'economia, cioè l'unificazione tedesca viene pagata, diciamo così, con la richiesta francese di una traduzione del marco che già era valuta egemone all'interno dello SME. Figuratevi cosa sarebbe diventato dopo l'unificazione politica, un temperamento del marco all'interno di un'unità monetaria comune e unica. Quindi da Delors in avanti, quello che si chiama l'asse franco-tedesco, che è anche l'asse diplomatico fondamentale per gli equilibri europei, gioca questa partita, no? L'unificazione economica e politica, scusate, tedesca si paga con una perdita di sovranità monetaria da parte della Germania. Fate la Germania, ma non tenete il marco. Dopodiché, potrebbe dire come è stato fatto l'euro, lo vediamo, è stato fatto sulla base del modo in cui era stato gestito il marco fino all'euro. Cioè è stato costruito come un moneta forte. E allora arriviamo al 2. No? Nel 2002 l'euro entra definitivamente in funzione. Già con Maastricht c'è un processo che va verso l'unificazione. E anche qui, voglio dire, e la dico così, anche perché il tempo passa e quindi bisogna, sono quasi... Ma quanto tempo abbiamo ancora? Tutto il tempo poi. Ancora una mezz'oretta posso andare. No, così almeno finiamo il discorso. E la dico così, c'era anche un'alternativa. Noi avremmo potuto fare una moneta comune europea mantenendo le monete nazionali? Risposta sì. Nulla ce l'avrebbe vietato. E non è assolutamente detto che l'effetto di unione sarebbe stato inferiore. Per certi versi tecnicamente ci siamo stati in questa posizione, perché se vi ricordate, prima di passare all'euro, il processo di unificazione si fa fissando le parità delle singole valute nazionali rispetto a unità di conto europea. European Currency Unit. Abbreviazione EU. Lo ricordate del EU? No, non avete mai sentito parlare. Allora, sono piccolini, lo ricordate, ma magari non l'ho usato mai nessuno perché serviva solo per la contabilità, ma voglio dire, magari l'avete letto da qualche parte. No, allora, il processo di avvicinamento si fa così: i tassi di cambio tra monete nazionali si fissano in termini di unità di conto europeo. EU, che tra altre cose è il macronimo European Currency Unit, ma è anche, per chi conosce la storia europea, anche il nome di una moneta europea che serviva a denominare i rapporti commerciali nel 600, che si chiamava ECU, lo scudo di Marco delle fiere di Cambrai, dove ogni tre mesi si faceva la compensazione di tutte le posizioni commerciali di tutti i paesi della ecumene cristiana. Quindi coloro che hanno fatto l'EU sapevano anche di cosa stavano parlando. E avremmo potuto rimanere lì, avremmo potuto emettere l'EU e mantenere le monete nazionali.
quale sarebbe stato il vantaggio? Che anche se avessimo immaginato dei tassi di cambio ragionevolmente fissi tra EU e monete nazionali, avremmo avuto un margine di modificazione. Nel 2002 i tassi di cambio sono talmente fissi che non sono più neanche tassi di cambio, cioè si è deciso nel 2002 che una lira, che un euro valeva 1927,36 lire e le lire sono scomparse, quindi quel tasso di cambio non si tocca più. Siamo in un regime, se volete, tecnicamente di tassi di cambio più che fissi, perché semplicemente abbiamo creato una moneta unica. Quindi la moneta comune prende nel 2002 la forma di una moneta unica, emessa da una banca centrale come risposta economica a un problema politico. Ancora una volta, il fatto che, come si è sempre stato detto, il dramma dell'euro, il difetto dell'euro di essere una moneta che è stata emessa prima che fosse costituito lo Stato, corrisponde perfettamente alla logica di lungo periodo della costruzione europea. Si passa per l'economia proprio perché, diciamo, la si pensa come una via per la costruzione statuale. Dopodiché bisogna vedere se questa via è ben costruita oppure no, cioè bisognerebbe che cominciassimo a usare questo ultimo quarto d'ora per vedere com'è andata con l'euro e com'è andata con l'euro. È andata che l'impossibilità, scritta proprio costituzionalmente nel modo in cui funziona l'euro come moneta unica, di cambiare i tassi di cambio, quindi l'impossibilità di procedere a svalutazioni e a rivalutazioni, ha reso possibile l'accumulazione di surplus sistematici da parte dei paesi del nord. Se voi andaste a vedere i dati che avrebbe potuto portare, fidatevi, diciamo così, fino all'introduzione dell'euro, nel medio-lungo periodo le bilance commerciali fra paesi europei sono bilance commerciali in pareggio. La Germania è tendenzialmente sempre in pareggio dall'alto, diciamo così, pareggia mantenendo sempre la posizione, non sta mai sotto, diciamo così, però tende a pareggiare, gli altri paesi tendono a pareggiare dal basso, ma appunto tutti transitano per lo zero, ma per un semplice motivo, che quando io ho accumulato troppi surplus in marchi, il marco comincia a essere troppo ricercato sui mercati monetari internazionali, il suo prezzo aumenta e viceversa la lira, il suo prezzo diminuisce per un motivo di aggiustamento sui mercati. Finché ci sono divise differenti comprate e vendute sui mercati, certo che le banche centrali possono cercare di amministrare il prezzo, di mantenere il tasso di cambio, ma per esempio nel caso del deficit c'è un limite, il limite delle riserve, cioè io posso, diciamo così, sostenere il corso lira contro marco se ho marchi nelle mie riserve, quando ho finito le riserve in marchi è il prezzo che si fa, il prezzo si fa solo sul mercato. Allora, a fronte di questo, che cosa succede? Che se c'è una svalutazione aumenta la competitività del paese, cioè se c'è una rivalutazione diminuisce la competitività del paese e quindi c'è un processo di aggiustamento tendenzialmente simmetrico. Lo vedete, una volta. Questo effetto che nell'Unione Europea dei Pagamenti era voluto per istituzione si fa per interazione. I mercati dei cambi flessibili fanno sì che tendenzialmente le bilance si pareggiano. L'effetto della moneta unica, lo vedete immediatamente, dal 2002 c'è una divergenza a forbice fra nord che comincia a accumulare surplus e sud che comincia a accumulare deficit. Perché questa cosa è resa possibile? Da che cosa questa situazione economicamente insensata è resa possibile? Io insisto sul fatto che sia economicamente insensata. È resa possibile dalla accresciuta ampiezza e capacità, diciamo, allocativa e capacità di finanziamento dei mercati finanziari. I deficit vengono finanziati. Da che cosa? Dai surplus. La Germania accumula surplus in euro e finanzia deficit in euro. Perché lo può fare? Beh, proprio perché c'è l'euro. L'euro abolisce l'altro grande equilibratore dei rapporti internazionali che è
che è il rischio di cambio. Io non posso permettermi di finanziare un paese che potrebbe svalutare. O meglio, se finanzio un paese oltre una determinata misura, corro il rischio di una svalutazione che si traduce in un mancato guadagno finanziario da parte mia, cioè il valore dei miei crediti diminuisce, perché è denominato nella valuta del paese che ho finanziato. Se io finanzio i greci in dracme e la dracma perde di valore, io come creditore sopporto una perdita. Ok? Ma se i greci, come me, hanno l'euro e l'euro uguale per tutti, questo rischio non c'è più. Ergo, il finanzio liberamente, a oltranza, con spread che possono ripagare l'appetito dei miei risparmiatori, perché comunque qualche decina, quindicina, ventina di punti di differenza tra un bund e un titolo debito greco c'era anche prima del 2010, ma sostanzialmente nessuno può rischio di cambio. Quindi questa forbice, diciamo, nei deficit e nei surplus è resa invisibile, è resa sostenibile, potremmo proprio dire più, sostenibile, da flussi di capitali di portafoglio. I surplus vengono utilizzati non per comprare merci, ma per finanziare i deficit dei paesi che non riescono a esportare nulla. Quindi a un vantaggio commerciale si aggiunge un vantaggio finanziario netto per i paesi in surplus, perché questi surplus si prestano a tassi di interesse. No, questa è la differenza rispetto all'aggiustamento previsto qua, cioè che il creditore ha un vantaggio a essere creditore. Quindi potremmo dire, il vero problema dell'euro, diciamola così anche perché vale la pena andare verso il vero problema dell'euro non è che si tratti di una moneta che è stata costruita prima dell'unificazione statale, ma il problema dell'euro è che si tratta di una moneta che sussiste solo se esistono i mercati finanziari che la rendono possibile. E i mercati finanziari in questo senso hanno surrogato una funzione pubblica. Cosa voglio dire? Se noi fossimo gli Stati Uniti d'Europa, saremmo come gli Stati Uniti d'America, nei quali il fatto che l'Ohio sia in deficit rispetto al Kentucky non è un problema per il dollaro, perché ci sono semplicemente delle compensazioni tra stati, finanziate dall'emissione di bond in dollari. Non dollari al Kentucky dell'Ohio, giusto? Quindi di fatto ci sono delle politiche di redistribuzione all'interno, che sono politiche pubbliche, come le volete chiamare, no? Finanziate da un debito pubblico, ma sono politiche pubbliche. Questa è una strada, ed è la strada che molti suggeriscono a questo punto per l'euro, che la politica riprenda in mano, diciamo, la situazione, che si vada verso il Ministero delle Finanze unico europeo, verso il Tesoro unico europeo, verso l'emissione di euro bond, euro comprati da un'eurobanca, cioè da Mario Draghi, il quale, finché non ci sono gli euro bond, è chiaro che non può permettersi di decidere se comprare bond tedeschi o bond greci, perché saranno tutti denominati in euro, tedeschi e greci, e chi deve decidere lui chi è bravo, chi è cattivo, chi può fare un birichino, chi non lo può fare. È chiaro che non gli si può dare in mano questa arma, voi capite? Cioè, tecnicamente non è possibile. Allora, questa è una strada, alla quale però io obietterei due cose. Uno, che è contro, diciamo così, una tradizione e un'inerzia europea. Due, se non siamo riusciti a fare l'unificazione politica quando le cose andavano bene, adesso che ci sono delle tensioni nazionalistiche fra paesi, non vedo perché si dovrebbero fare, e soprattutto a quali condizioni si potrebbero fare. L'altra strada è la strada che occupa, diciamo, le mie riflessioni e anche le mie proposte degli ultimi tempi, e che è già stata esposta in qualche libro, un libro nel 12 che si chiama Come salvare il mercato dal capitalismo, un convegno che abbiamo fatto in Bocconi nel gennaio di quest'anno su un progetto, su un progetto di riforma dell'euro, e probabilmente un convegno anche che faremo alla Camera dei Deputati per vedere se si riesce a sensibilizzare anche il centro di opinione pubblica su questo aspetto. Per dirle in soldoni, visto che il tempo passa, il progetto
a fronte di questa situazione che è abbastanza evidente, no? Per cui, vale la pena che vi dica, siamo in crisi da quando questo meccanismo di finanziamento dei deficit è stato interrotto violentemente dalla quello che si chiama il sudden stop dei flussi di capitale. Cioè nel 2010 a un certo punto i capitali hanno smesso di fluire, sono rimasti dove erano. Questo lo vedete proprio in maniera vertiginosa, cioè l'Italia si riforniva per il suo deficit, come la Grecia, come i paesi del sud, sui mercati finanziari, l'afflusso di capitali esteri sui conti italiani fra 2010 e 2011 crolla verticalmente. Questi si chiamano letteralmente sudden stop. Abbiamo voluto la mobilità dei capitali, i capitali entrano veloci e altrettanto velocemente se ne escono, e poi stanno dove vogliono soprattutto. Nessuno forza nessuno ad andare da nessuna parte, questa è la libertà di movimento, no? Allora, la risposta in una formula è possibile tornare all'Unione Europea dei Parlamenti. La via di uscita, pur in presenza ormai di una moneta unica e non più di una moneta comune con unità di conto fra monete nazionali, è ancora quella di ritornare a un principio che non è più finanziario, nel senso della compravendita di moneta, ma di compensazione, cioè di cooperazione finanziaria. Questa era una camera di compensazione che è stata costruita e nel 58 smantellata, però le camere di compensazione sono estremamente utili anche semplicemente come sistema di pagamento, e l'Unione Europea e l'Eurozona in particolare si è dotata di una camera di compensazione per gestire tutti i pagamenti transfrontalieri, tutti i movimenti transfrontalieri di euro che si sono verificati al 2002. Il sistema si chiama Target 2, Target è acronimo per, non mi ricordo neanche che cosa, insomma, comunque sistema automatizzato per la gestione dei trasferimenti di fondi transfrontalieri, questa è l'idea, Target. Allora, vi faccio questo grafico. Noi abbiamo questa, vi faccio tre grafici sostanzialmente. Queste sono le bilance dei pagamenti che sono a zero fino alla bilancia commerciale, scusate, che sono tendenzialmente attorno allo zero di tutti i paesi fino al 2002, e dal 2002 al 2010 prendono questo andamento. Questi sono, diciamo, i surplus del nord e questi sono i deficit del sud. A questo corrisponde, nella misura in cui fino al 2010, diciamo così, i surplus finanziano i deficit, corrisponde a un saldo netto in termini di compensazione. Certo che qui ci sono dei debiti, ma siccome questi debiti sono finanziati, i movimenti di capitali compensano i deficit. Quindi dal punto di vista del target, voi dal 2002 al 2000, facciamo 10, in realtà un po' prima, che cosa avete? Avete dei saldi target di tutti i paesi pari a zero. Tutti i paesi sono nella posizione in cui si potrebbe essere appunto in una stanza di compensazione, la posizione ideale, cioè tutti sono a zero. Solo che questo zero viene ottenuto appunto perché i paesi in deficit, invece di pagare, sono finanziati, cioè ottengono capitali dai paesi sud. Poi abbiamo detto nel 2010 c'è un sudden stop dei flussi di capitali, cioè i capitali non entrano più. Questa cosa perché non porta a un default generalizzato dei paesi sud? I deficit, scusate, perché fino a prova contraria, se io ho un debito e nessuno me lo finanzia, io fallisco, non è che si esca. E fissare il target cominciano a divergere loro. Cioè si accumulano posizioni attive e passive che surrogano l'inefficienza dei mercati finanziari. Posizioni passive e attive di chi? Delle banche centrali nazionali nei confronti della BCE. Quindi ci sono dei saldi in questa camera di compensazione che hanno una natura anche contabile abbastanza strana, perché le banche centrali fanno anche fatica a sapere in quale parte del bilancio devono metterle, ma che se dovessero essere qualcosa dovrebbero pensare come crediti
nei confronti delle singole banche centrali nei confronti, o debiti delle singole banche nazionali nei confronti della banca centrale. Ma debiti e crediti come potrebbero essere mai pagati? Cosa potrebbe fare Mario Draghi di fronte a 1.000 miliardi di crediti dei paesi del mondo? Cosa fa? Stampa 1.000 miliardi con vada la Merkel di Rindano? Che natura hanno questi crediti? Lì lo vedete bene in qualche modo, che questi crediti potrebbero essere riassorbiti in un solo modo, venendo spesi. Se questi crediti venissero spesi, questi crediti, e sto semplificando perché le cose sono leggermente più complicate, però voglio dire, non entriamo nei dettagli, farebbero riassorbire anche i debiti, perché potrebbero essere spesi solo al di fuori dei paesi che li hanno accumulati. No? Cioè, il nord spenderebbe per sul sud e il processo il processo di divergenza si trasformerebbe in un processo di convergenza. È interessante che noi siamo in una situazione in cui tecnicamente si potrebbe tornare dalla Unione Europea all'Unione Europea dei pagamenti, la famosa P che mancava, basta semplicemente come potrebbe essere attivata? Ma potrebbe essere attivata dal fatto che Mario Draghi, che tiene i conti l'Italia di 2, decidesse di imporre dei tassi di interesse negativi sui saldi attivi Cardiff. Cioè, decidesse di introdurre uno stimolo alla spesa di questi saldi, in prima battuta. In seconda battuta potrebbe anche immaginare che Target, dove transita tutto il denaro, sia quello che serve per gli scambi, sia quello che serve per gli scambi reali, voglio dire, sia quello che serve per gli scambi commerciali, in Target 2 venisse isolato un sottosistema, che noi abbiamo proposto di chiamare Target 3, semplicemente per l'unità, in cui si registrano solo gli scambi commerciali. Perché lì ancora di più si potrebbe andare nella direzione di un governo simmetrico degli squilibri. Fino al punto che Mario Draghi potrebbe dire alle banche: se voi finanziate scambi reali, io vi faccio dei prezzi ancora più stracciati di quelli che faccio se quando vi finanzio per fare scambi finanziari. Si potrebbe immaginare che il commercio intereuropeo possa essere finanziato da Mario Draghi, quindi dalla BCE, a tassi più favorevoli rispetto ai puri movimenti finanziari. Potrebbe cominciare a dire: i soldi li facciamo, io Mario li faccio, ma voi li usate. Perché dico questo? E qui veramente rientriamo in quello che io ormai chiamo lo strano caso di Mario Draghi e di Schneider. Mario Draghi è, come dire, in una strana posizione, per cui lui stesso è chiamato a definire le politiche monetarie che fa come politiche non convenzionali. Lo avete sentito usare questo termine spesso, no? Le politiche non convenzionali, uso strumenti non convenzionali. È stata evocata anche l'arma di fine mondo, no? Draghi sta cominciando a fare delle cose strane. Però è un po' strano che il tutore della convenzione si metta a dire che lui fa politica non convenzionale. Mario Draghi è il tutore dell'ortodossia, è lì apposta, ha anche un mandato statutario. C'è scritto sullo statuto della BCE che cosa deve fare Draghi e quindi anche cosa non deve fare. E i tedeschi non mancano un'occasione di fare osservare su Draghi che sta a fare. Mi stai a finanziare il debito pubblico? Ti abbiamo detto di no e tu lo fai? Ci sono stati ricorsi in corte costituzionale. La componente tedesca nel board della BCE non è sempre favorevole a Mario Draghi. Ogni tanto Draghi prende delle decisioni che sorprendono e spiazzano i suoi partner tedeschi. E poi c'è malcontento, e poi c'è negoziazione, e poi c'è in effetti un imbarazzo, perché per dirla un po' velocemente, come se il capo della polizia dicesse: lo so che rubare è brutto, però sapete farmi una scatola di motore, non via. No? Cosa vuol dire che lui fa politica non convenzionale? Che lui sta ammettendo che la convenzione su cui si basa l'euro è una convenzione che non tiene più. Ma lui è lì a mantenere questa convenzione. Cosa sono le politiche non convenzionali di Draghi? Draghi ha cominciato a dire, in prima battuta,
do denaro a chiunque lo voglia. Tasso fisso e full allotment. Io fisso un tasso, voi dite quanti ve ne do. Alle banche, evidentemente, non avevo detto. Ma le banche ha detto questo, l'ha detto nel 2012. Io al tasso dello 0,50, prima 0,75, 0,50 faccio prestiti a 3 anni per la cifra che volete voi. Ditemi voi quanti zeri devo mettere sull'assegno. Hai messo 1.000 miliardi di euro. Questi 1.000 miliardi di euro sono stati presi dalle banche, messi sui loro bilanci, ma non utilizzati dalle banche per finanziare l'economia reale. Tanto è vero che gran parte di questi 1.000 miliardi sono ritornati, sono stati ridepositati dalle banche in banca centrale. Mario Draghi è stato tentato di dire, va bene, me li ridepositate, quindi io non so più neanche se questo denaro l'ho creato o non l'ho creato, perché cosa vuol dire emettere una moneta che mi ritorna? No? Nel mio caso. Va bene, allora vi faccio pagare un tasso di interesse negativo. Mario Draghi ha cominciato a sdoganare l'idea che sia possibile su degli attivi far pagare un interesse. Prima cosa. Non è più un tabù. Tasso di interesse negativo vuol dire, in termini sostanziali, che risparmiare non è una virtù. No? Il tasso di interesse perché doveva essere superiore a zero? Perché doveva remunerare quell'atto virtuoso che è il risparmio. Se io ti sto dicendo che invece tu accumuli 100 e domani, perché l'ho deciso io, banca centrale, avrai 99, 98, 97, sto dicendo che accumulare non è più necessariamente un atto virtuoso. E Draghi questa cosa ha cominciato a fare. Dopodiché ha fatto l'RTO, e l'RTO, cioè questa Long Term Refinancing Operation, cioè questa operazione per cui a tasso fisso finanzio qualunque ammontare, e nel 14, qualche mese fa, ha fatto un'altra cosa, ha detto lo rifaccio il Long Term, ma visto che ho già visto come va a finire, che ve li presto e voi me li ridate, ve li presto solo se voi li prestate alle imprese. Ha fatto un targeted LTRO. Vi presto solo sul condicione che voi prestiate. Così come il primo LTRO è andato a Ruba, cioè 1.000 miliardi, qui ne aveva messi a disposizione 400, gli hanno chiesto 80, perché se si tratta di come banca di prestare, non mi caccia, non mi ministero. Sembra quasi che mi faccia schifo. Però vedete, se mettete assieme le due cose, sdoganamento del tasso di interesse negativo e, diciamo, targetizzazione, ma scusate il gioco di parole, non c'è per target 2, ma come dire, delimitazione preventiva dell'obiettivo di finanziamento, voi avete esattamente gli ingredienti che potrebbero, in un altro contesto, di un'altra convenzione, rendere sensate queste operazioni. Che cosa sta alla base del progetto target 3 nostro? Che il denaro arriva alle banche solo se le banche lo fanno arrivare alle economie reali, agli scambi reali, e che gli attivi sono tassati esattamente come i passivi sono aggravati da un tasso di interesse. In gioco però, e qui veramente mi fermo, non c'è semplicemente un'opzione, diciamo, più o meno coraggiosa di politica appunto non convenzionale, ma si tratta, in gioco c'è il cambiamento di convenzione. È chiaro che la moneta nell'un caso e nell'altro ha un significato, una natura economica completamente diversa. Nel primo caso, nel caso che conosciamo, è una moneta capitalistica, la cui virtù consiste proprio nella sua accumulabilità. Nell'altro caso è una moneta, diciamo, per il mercato, ma non per l'accumulazione, la cui funzione non è essere accumulata, ma sparire nella circolazione. Questo, se vi ricordate, è esattamente il senso della camera di compensazione. Partiamo tutti a zero e torniamo tutti a zero. Ma nel frattempo l'economia reale è cresciuta. Riusciamo a pensare a una moneta fatta così? Keynes non solo ci dice che è possibile, ma ci esorta a dare questa direzione. E poi voi vedete bene che mentre la moneta accumulativa crea delle tensioni antagonistiche, per cui i creditori tendono a far pagare il prezzo dell'aggiustamento economico ai debitori, la moneta compensativa, in compensazione, è una moneta di cooperazione. Cioè, i debitori e i creditori riconoscono in qualche modo istituzionalmente di essere tutti nella medesima situazione.
situazioni, che non esiste debito senza credito, che non esiste credito senza debito, che diciamo l'unica posizione economicamente sensata, soprattutto all'interno di una comunità, è la regione. Quindi in gioco, dal mio punto di vista, con l'euro e con la possibilità di un euro, così rispondo alla vostra domanda, è possibile un euro diverso? Sì. E non è necessario che questo euro, come dire, sia emesso da un'entità politica sovranazionale, cioè negli Stati Uniti d'Europa. Non c'è bisogno di invertire il rapporto. Può essere sempre un euro, diciamo così, costruito sulla base delle relazioni di mercato, ma è possibile un euro che renda possibile una cooperazione economica che a sua volta potrebbe essere davvero il veicolo per una unificazione politica dell'Europa. Perché quando avete una collaborazione tra Stati, non avete già tutto quello che vi serve in termini di unità, avete veramente bisogno di un ministero unico, di burocrazie, di superstrutture statuali. La forza, io continuo a pensare, cioè se prendessimo sul serio la specificità della storia europea, è che l'unità da noi non si fa con l'imposizione di una superstruttura, di un superstato. Ci ha provato Napoleone, prima ci ha provato Carlo Magno in nome di Dio, poi ci ha provato Napoleone, non in nome di Dio, è abbastanza chiaro, poi ci ha provato Hitler. E poi ci ha provato l'Unione Sovietica. Forse in Europa non c'è veramente bisogno di immaginare un superstato, ma uno stato di collaborazione multilaterale fra paesi la cui forza sta proprio nel fatto che sono diversi gli uni dagli altri. Allora, che cosa ci rende più uniti? Una moneta unica o una moneta comune? Questo, se volete, è la posta in gioco anche politica di questa riflessione. Mi rendo conto che sono andato veloce, che vi ho riempito la testa di molte cose, però volevo darvi un quadro generale. Spero di essere riuscito. Grazie. Ho preso un'ora e mezza, però non c'è più spazio per le domande, non so cosa fare. Io non ho difficoltà a rimanere per chi vuole. Ci sono domande, tanto da fare. Uno vuole vedere il ghiaccio. Ma io una curiosità ce l'ho. Molto semplice e veloce la domanda. Se il passaggio dalla moneta cumulativa alla moneta compensativa, comunque non avviene per tutta una serie di interessi politici, perché poi il passaggio sia anche di, diciamo, di convenzione su cui si fonda l'euro, sia anche una questione di lotta di potere, lotta politica, le alternative quali sono? Cioè c'è solo la fine dell'euro vero e proprio, c'è anche l'euro a due velocità di cui si parla sempre, ma... Sai, l'euro a due velocità sarebbe una incarnazione molto pallida del ritorno alla molteplicità delle monete, perché l'euro a due velocità vuol dire due monete, che non è più una moneta unica e che forse non è neanche più una moneta comune. Forse l'esercizio che potremmo fare è quello di vedere in che senso un euro compensativo dovrebbe fare a medio termine, a lungo termine, l'interesse anche del politico. Allora, ci sono degli elementi che noi cominciamo a vedere. Fino ad adesso si è potuto pensare che i paesi debitori fossero i paesi, in qualche modo, colpevoli della situazione dello squilibrio e quindi i paesi chiamati a dover, diciamo, risanare questa situazione. No? Il messaggio tedesco è: fate come noi e vedrete che tutto andrà bene. Se vi dico come è bello essere sul flusso, smettete di essere in deficit, fate le riforme, diventate diciamo così, più produttivi, più competitivi e vedrete che i vostri problemi si risolvono. Ora, questo discorso ha il pregio di mostrare la corda velocemente, perché la prima obiezione è: come si fa a essere tutti sul flusso? Anche esportiamo? Ai marziani? Il surplus è surplus se c'è un deficit. L'unica posizione che potrebbe essere comune è il pareggio dei conti. Uno. Poi uno può dire, vabbè, intanto però sono surplus e quindi comando, posizione di forza. Ma questo potere di comando e di interdizione, che è forte, l'abbiamo visto, la Germania ha un potere di interdizione gigantesco, si sta trasformando in un boomerang, come si dice anche per la Germania, perché la Germania appunto ha un surplus perché vende, ma vende perché c'è qualcuno che lo compra. Se tu li ammazzi, i tuoi clienti, dopo non metti più neanche tu,
Allora, cominciano ad esserci dati che parlano di flessioni delle esportazioni tedesche, di flessioni tedesche, di depressione e deflazione anche dell'economia tedesca. Quindi si comincia a vedere anche l'insostenibilità, anche in termini egemonici di questa cosa. Anche perché, se qualcosa insegna la storia dell'egemonia politica per via economica, è che lo Stato egemone si indebita. Lo Stato egemone è egemone perché si indebita, non perché si indebita. Non esiste mai uno Stato che esercita l'egemonia mantenendo una posizione di credito, ma accettando, diciamo così, di esporsi a una posizione di credito. È il caso degli Stati Uniti, la loro egemonia, si gioca sul fatto che i loro debiti sono accettati da tutti come moneta, i loro debiti, non i loro crediti. Se gli Stati Uniti nel 1944 avessero creduto che essere remida una cosa bella, non avrebbero fatto il piano Marshall e probabilmente avrebbero gettato l'economia mondiale e quindi di converso l'economia americana in uno stato di depressione, esattamente come prima dopo la prima guerra mondiale. Questo Keynes lo dice chiaramente: il creditore ha un obbligo non morale ma economico di disfarsi dei suoi attivi, perché se non lo fa crea una pressione depressiva, una pressione deflattiva sull'economia che è dannosa ai suoi partner, ma è in prima istanza lo stesso, perché ancora una volta poi tu ammazzi il tuo cliente e non gli dica niente. Cioè questa è la cosa da vedere. E in questo senso, se vogliamo mantenere delle relazioni di mercato, cioè basate sulle libere scelte decentrate degli operatori, il mercato ha le sue regole, che, diciamo così, diventano meno dannose di quanto non possa credere se queste regole non vengono applicate a quel non mercato che è il mercato della moneta. Cioè, se noi avessimo un sistema di mercato in cui i mercati sono mercati di merci e servizi e non mercati di moneta, forse tutto sommato i termini della convergenza verso l'equilibrio sarebbero socialmente più supportabili che non di quanto non si crede. Non so se ho risposto. Sono altre domande? Va bene, ci no, io ho una riflessione sulla sì. Già da tempo se si vuole quindi far marciare di pari passo l'azione europea con l'azione anche di una moneta unica, che è stato un po' il discorso che è stato fatto così, a partire da capita carrellata che ha fatto la storia europea, però rimane riconosciuto dall'Inghilterra, sia di uno dei paesi in qualche modo fondatori di questa Unione d'Europa, che però non ha la sua moneta, che vuole rimanere con la sua moneta. È un vulnus, come dire, che potrebbe essere il primo trasforma gli Stati Uniti d'Europa se una nazione trainante, no? Rimane fuori dal sistema monetario. Sì, alla lunga semplicemente la scelta inglese si rivela una scelta del tutto sana. No? La questione è, se vuoi, non è tanto quella di leggere quella per un bonus, ma di pensare come è possibile riarticolare le istanze monetarie nazionali con un'istanza collaborativa. Cioè, vuol dire, se sì, ma non sto parlando della sorte, sto parlando della politica europea, non di quello che non della tua idea di riformulazione dell'euro, sto parlando del presente, di quello che abbiamo. Ma io non so che cosa avrebbe potuto dire l'Inghilterra se quella che l'inglese è stata una scelta buona, verrebbe l'uomo nella strada si chiede perché non l'hanno fatto tutti allora. Esattamente quello che si chiede per anni, quindi bisogna anche stare attenti a fare in modo che l'uomo della strada non diventi un uomo incazzato dalla strada, perché poi veramente se no poi visto che è già in strada è arrabbiato, va bene, no? Ma io dico, appunto, io quello che non possiamo sapere, perché è un controfattuale, che cosa avrebbe potuto scegliere l'Inghilterra se, diciamo, quando il processo di unificazione monetaria è stato iniziato, il deal che le si offriva non era quello di riassorbire la sterlina nell'euro, ma di mantenere la sterlina in un sistema in cui l'euro avrebbe funto da moneta comune, ma non da moneta, non da moneta unica, non da moneta sostitutiva. Ancora una volta, gli elementi c'erano, perché forse questo vale la pena, siete rimasti pochi, però vale la pena tornare proprio anche alla, diciamo così, alla famosa camera di compensazione. Cioè noi abbiamo, uno potrebbe dire, caro Amato, tu racconti storie troppo belle, tutti tornano a zero, tutto finisce tra la luce e il vino, tutti pagano tutto, e se uno ha 100 e va bene, spendo 80, ma 20 proprio non riesce a spendere, perché cacchio,
perché gli altri fanno delle cose che fanno schifo, quindi non riesci a comprare. Allora ci sarà qualcun altro che ha 20 che non riesce a pagare. Che si fa nel momento in cui i deficit non sono temporali ma sono strutturali? E qui l'idea è di Keynes, ma è l'idea che viene da una buona applicazione dei principi liberali. Se tu hai 20 di più e tu hai 20 di meno, vuol dire che questo ci rivela che il sistema dei prezzi relativi era sbagliato, cioè che tu hai potuto accumulare questi più 20 perché la tua moneta era sottovalutata e tu non hai potuto vendere per 20 perché la tua moneta era sopravvalutata. Che cosa si fa in questo caso? Si rivaluta questa moneta e si svaluta questa. Per fare questa semplice operazione, una svalutazione non competitiva, selvaggia, ma una svalutazione concertata, ci vuole un'unità di misura in cui esprimiamo le valute dei tre paesi, chiamiamola banco, chiamiamola dollaro, chiamiamola euro, ma delle monete nazionali, rispetto alle, che il cui tasso di cambio rispetto all'euro possa variare. Se in questo momento noi potessimo variare il tasso di cambio del marco nei confronti dell'euro e di conseguenza del tasso di cambio della lira nei confronti dell'euro, avremmo portato a livello nominale quello che già a livello reale si vede, perché noi sappiamo che c'è stata una svalutazione reale dell'euro tedesco rispetto all'euro degli altri paesi, in parte spiegabile con aumenti, diciamo così, di competitività in termini di aumenti di produttività, insomma, faranno meglio le macchine, quindi accumulano di più e vengono più. Ma anche perché è stata fatta una politica di deflazione salariale, cioè che hanno aumentato meno gli stipendi. Cioè, allora, e questo una cosa deve dire a noi europei, deve farci vedere una parola sola in mente, mercantilismo. Come si fa a diventare potenti a scapito degli altri? Si tengono bassi salari. Ma tenere bassi salari vuol dire accettare una distribuzione del reddito, appunto, in cui una politica di arresto, accettare di arrestare la politica dei redditi, cioè il fatto che gli aumenti di produttività devono tradursi nel medio lungo termine in aumenti del reddito pro capite dei lavoratori. No? E ancora una volta, poi la Germania ha potuto, grazie alla riforma Hartz e il job, l'inflazione salariale, avere un vantaggio. Ma questa ricetta non è generalizzabile, perché se noi facciamo come la Germania, siamo peggio tutti e poi ci sarà qualcuno che fa peggio di noi e che vi abbassa ancora di più. Questa è una corsa al ribasso. E voglio dire, passate dei salari, certo che avrete degli effetti di ricchezza, di fatto la domanda complessiva si abbassa. I salari sono un costo quando li pago, ma sono domanda quando vengono spesi. Voglio dire, la deflazione salariale ha questo aspetto. E poi che modello sociale vogliamo costruire? Dei salari da fame e degli ammortizzatori sociali? Non è così che i 30 gloriosi si sono costruiti. Quindi in gioco ci sono delle partite grosse e da questo punto di vista è chiaro che è troppo tardi per dirlo, ma sarebbe l'ideale dal punto di vista del nostro progetto sarebbe di introdurre politiche nazionali in parallelo al mantenimento dell'euro. No? Ma questo sarebbe anche un modo per riguadagnare, se vuoi, quello spazio di rivendicazione nazionale ma non nazionalistica che ha senso mantenere, no? Posto che non siamo gli Stati Uniti d'America, non lo saremo mai, perché parliamo di lingue diverse, di tradizioni diverse, strutture economiche diverse, e grazie a Dio, no? Perché anche questa differenza, come si dice, fa la ricchezza dell'Europa. Quindi da questo punto di vista gli inglesi, per motivi campanilistici se vuoi, e anche di preservazione evidentemente della loro piazza finanziaria, della loro posizione sulla finanziaria internazionale, nella schifezza della MES, come dicono loro, dell'euro, non ci sono neanche entrati, no? Ma generalizzare questa posizione vorrebbe dire riproporre la questione che cosa significa collaborare anche a livello mondiale. Non so se... No, sì, un'idea politica dell'Europa, il fatto che vengano fuori, a mio modo di vedere, ma rimangono fuori da cosa? E da un sistema monetario condiviso. Se abbiamo detto, ma io non sto a giudizio di valore, assolutamente, sto ragionando dal punto di vista storico-politico, l'hai detto prima tu, ma si sa, uno Stato è tale quando parte la moneta, però non arriveremo mai ad uno Stato europeo. Cioè, sì. Che c'è il senso degli Stati, c'è uno Stato grosso, fondatore,
di una mentalità europea che parte con l'altra per tutto suo. In questo senso io voglio dire, non è che gli Stati Uniti d'America, la California, c'è tutti dice no, io faccio i fatti miei, cioè il dettaglio di farlo c'è stato una guerra. Io l'ho detto sotto traccia, ma se voi lo dite chiaramente, dal mio punto di vista l'unificazione europea non deve prendere. No, ma questo è... Sì, ma voglio dire, un conto sono le nostre dell'unificazione statunitense. Sono le nostre, un conto invece, come dire, è dove sta marciando, o dove si pensava che marciasse l'unità europea. Capisci? Sì, però io vorrei che intanto noi mettessimo a tema questo fatto, cioè se noi radicalizziamo questo elemento, diciamo, di che ormai è un elemento tradizionale, per cui la coesione europea si fa attraverso l'economia, potremmo davvero immaginarci un modello politico snello in cui lo Stato presente? No, ma perché appunto non è che si c'è la libertà, però la realtà marcia sempre di più verso una. Ma tu hai sempre la possibilità di interpretare la storia europea e lo si fa in termini di tentativi di egemonia. Per cui allora mettiamola così, perché l'Inghilterra, il vulnus non lo fa solo l'Inghilterra, ma lo fa anche la Francia e la Germania nella misura in cui decidono che innanzitutto l'Europa è la separata tedesca. Allora, se io leggo Europa, come si diceva un tempo, se si scrive Europa, si legge la separata tedesco, io che sono inglese, con cazzo che ci sto. E faccio bene. Però appunto. Possiamo provare a scrivere Europa, a leggere Europa? Questa è la questione, da una parte o dall'altra. Allora, io ti dico, se il deal proposto, questo è un controfattuale puro, no? Ma se dall'inizio degli anni 80, quando c'erano degli elementi di poter fare, se quando siamo arrivati all'euro avessimo detto va bene, teniamo l'euro e lo manteniamo come unità, come diciamo, moneta comune europea, quella rispetto alla quale si fa il tasso di cambio con l'oro, ma manteniamo la sterlina, il franco, il marco, la lira, e manteniamo dei tassi fissi ma aggiustabili fra euro e moneta nazionale, avremmo, diciamo così, ottenuto un'unità senza sacrificare la diversità. Allora lì, io non so, voglio dire, è un controfattuale, non sapevo mai cosa avrebbe detto in Inghilterra, però forse avrebbe detto cose diverse. No? Perché in qualche modo l'Europa è quella cosa per cui finché non sacrifico gli interessi nazionali ci sto, e quando devo cominciare a sacrificarmi, siccome mi eleggono a casa, io politico sono il primo a dire che è casa. Ma la mia domanda che hai relativa anche al corso in generale, che è sull'idea dell'Europa, allora come io continuo a pensare che l'Europa abbia partorito l'idea dello Stato, dire Hobbes, dal punto di vista puro prodotto europeo, no? E allo stesso tempo sia la terra che meno lo può digerire, certi versi. No? A parte tutto degli stati nazionali, ma appunto in maniera suicida per certi versi, no? A parte, diciamo, l'epoca del quella del Buon Spinelli che mandano via, così come quella di Cattaneo che già nell'Ottocento diceva Stati Uniti d'Europa, che facendosi un modello americano più esplicitamente. Ma forse è proprio un'ipotesi eccessivamente sovraccarica, nel senso che forse per fare l'unità europea non abbiamo bisogno degli Stati Uniti. Questa è la mia posizione, proprio dire. Quantomeno non su tutti i dossier che hanno a che fare con la vita dello Stato. Possiamo unificare gran parte delle politiche, possibilmente l'ha già fatto con la politica agricola, però non ha fatto a scapito soprattutto dei paesi emergenti. Possiamo farlo per la politica della ricerca. Quante cose si possono mettere in comune? No? Un modello, anche per certi versi, rimane la cieca della comunità europea del carbone e dell'acciaio. È una, è l'istituzione che più puramente ha incarnato il trasferimento di sovranità. Lì Jamonet ha avuto la bianca e ha detto io vado in Lussemburgo, ma la sede della CECA è in Lussemburgo fisicamente, ma non è da nessuna parte, cioè la CECA è un organismo sovranazionale che imporrà alle singole nazioni le sue direttive. Allora, se fate per il carbone per la CECA, perché è un modo per evitare la guerra, mettere in comune le questo è l'idea. Magari si può fare per altre politiche, no? Visto che